Ciao a tutti! Oggi ho intenzione di condividere con voi la pianificazione del mese di febbraio. In realtà non ci sono grandissime modifiche rispetto al mese scorso, però in questo video ho intenzione di mostrarvi anche la cancelleria che utilizzo più frequentemente, partendo dalla gomma penna di Muji, che secondo me è favolosa per cancellare con precisione i numeri, le linee guida che faccio quando imposto la mia agenda. Ho mantenuto la panoramica mensile a inizio mese perché la trovo molto funzionale, soprattutto per avere uno sguardo generale sul mese che verrà, gli appuntamenti fissi e le varie scadenze. La mia penna preferita attualmente è stata un regalo da parte di mia nonna ed è una Faber-Castell, si chiama Polyball e ha una punta di dimensione M. Ha un tratto blu, so che molte persone preferiscono il nero, io sinceramente non ci faccio molto caso. Punto molto a come è comoda la penna da impugnare e soprattutto che abbia un tratto pieno. Per i tratti di colore viola sto utilizzando a scrocco invece un tratto pen di mia sorella. Io in genere utilizzo una penna multicolor della Bic o in alternativa due penne in gel che avevo preso da Muji, una al tratto 0.5, l'altra 0.75. Devo dire però che non mi fanno impazzire perché sbavano molto spesso. Sempre per dare colore utilizzo tantissimo questi evidenziatori color pastello della Pilot. Li avevo acquistati in blocco su Amazon, hanno anche la gomma dall'altra parte della punta per poter cancellare il tratto, devo dire che mi trovo molto bene. L'unica pecca è che non tutti i colori performano allo stesso modo, infatti il verde e il viola si vedono pochissimo. Ho deciso di cambiare il modello di Habit Tracker perché nonostante fosse molto creativo quello del mese scorso, ovvero a cascata di lucine, mi sono trovata molto male, era difficile visualizzare per bene quali puntini fossero colorati e quali non. Quindi per questo mese passiamo a un modello classicissimo. Per l'organizzazione settimanale mantengo lo stesso schema, mi ci trovo molto bene, soprattutto ponendo le spese a inizio settimana. In questo modo posso organizzare le spese extra, so quali ricorrenze ci sono, le entrate, eccetera, eccetera. Qua mi sono accorta di non aver sfruttato una pagina vuota. Quindi ho cancellato la dicitura letture e ho dedicato un'intera pagina perché infatti a gennaio una piccola casella non mi è bastata perché ho letto tantissimi volumi, soprattutto manga, fumetti, quindi non mi è bastato per scrivere tutte le letture. Per cancellare utilizzo questa cancellina retraibile che trovo super pratica e lo avevo comprato semplicemente al supermercato. Questa è stata l'organizzazione di gennaio, come vedete ho sfruttato moltissimo la pagina principale a inizio mese, il tracker invece non mi ha convinta e questo invece come appare nel mese di febbraio. Di adesivi non ne uso tantissimi, ma in realtà ne ho tanti in casa. Mi piacciono principalmente questi di Gudetama presi su AliExpress. Spesso utilizzo anche questi piccoli panda presi da Accessorize, così come questi altri adesivi con degli animaletti presi sempre da Accessorize e le pecore alpaca trovate invece in una kawaii box. So che è molto semplice, ma ho intenzione di organizzarmi così questo mese. Magari lasciatemi nei commenti qualche consiglio su come poter migliorare e soprattutto come vi organizzate voi in modo da poter prendere un po' spunto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!